L'attuale crisi economica, innescata fra l'altro dal repentino aumento dei prezzi al consumo delle materie prime, ha coinvolto anche i valori di mercato dell'energia elettrica e termica. In particolare, l'energia elettrica ha subito un vertiginoso aumento dei costi di vendita, permettendo alle imprese che producono energia rinnovabile di effettuare extra profitti. In uno scenario di questo tipo, destinato a durare nel tempo, diventa fondamentale per gli Stati utilizzare il maggior numero possibile di fonti di energia rinnovabile, come per esempio i rifiuti, al fine di contenere i costi di produzione energetica. La proposta della Hafner per aumentare l'indipendenza energetica del nostro paese consiste nel realizzare piccole centrali termoelettriche modulari alimentati da residui in un'ottica di delocalizzazione, per dare la possibilità anche alle comunità più contenute e lontane dai grandi centri abitati di gestire autonomamente il rifiuto prodotto e di trattarlo come combustibile alternativo. Al fine di realizzare la nostra proposta, la Hafner ha concepito un nuovo prodotto standardizzato, chiamato Hafner Slimline. La Slimline può trattare fino a 25.000 tonnellate annue di rifiuto urbano, industriale e/o ospedaliero. Le recenti tecnologie, inoltre, ci permettono di catturare la CO2 prodotta durante il processo di combustione, contribuendo così agli obiettivi europei riguardo la neutralità climatica, e di costruire questi impianti in un tempo compreso fra i 12 e i 18 mesi dall'ottenimento delle autorizzazioni necessarie.